ragazzi e ciao ragazze, benvenute in questo nuovissimo episodio di Ho i capelli sporchi, vi faccio vedere qualche acconciatura su capelli corti. So che vi piace tanto questo format e sono sempre alla ricerca di nuove acconciature da portarvi sul canale. Come sempre vi mostrerò 5 acconciature semplici e veloci da ricreare. Ovviamente potete farle anche su capelli lunghi, io quando avevo capelli lunghi mi piaceva tantissimo sperimentare e intrecciare. Ci servirà nulla praticamente. Una lacca super potente, vi straconsiglio questa qui della Lidl, è del brand Sien ed è l'Extra Strong, cioè sia la 4 che la 5. Io non ho trovato questa volta la 5, ho preso la 4, ma è ugualmente super super strong, quindi straconsigliata e costa pochissimo. Poi pettine, questo qui sempre il famoso pettine per fare le acconciature, 1 euro su Shein, sotto vi lascio il link. Un pettine a coda, lo trovate ovunque, anche questo io l'ho preso su Shein, 50 centesimi, vabbè, pettine a coda. E poi elastici, mollettine e questi qui che sono quelli in gomma. E per alcune acconciature utilizzerò anche questa qui che è la cera, super virale su TikTok, che però io ho preso su Shein ed è identica. Su Amazon la pagate il doppio se non il triplo. Ma prima di iniziare, se vi piace questa tipologia di video, mi raccomando lasciateci un pollice in su, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Se poi non volete perdere nessun mio consiglio di moda, make-up o semplicemente lifestyle, vi aspettiamo anche su Instagram. Instagram e su TikTok. Partiamo dalla prima proposta, che in realtà non è un'acconciatura ma è un metodo per mettere la fascia senza che si muova e fa quell'effetto sul retro fastidiosissimo. Mi aiuto con il pettine a coda e prendo due sezioni sul davanti che vado poi a legare con un elastico di quelli piccolini in gomma con una ciocca presa sul retro della nuca. Faccio lo stesso dall'altra parte, ecco, questa dovrebbe essere la situazione. Vado poi a posizionare la fascia e voilà, così che durante la giornata rimane perfetta senza muoversi e senza fare il difetto dietro. Seconda acconciatura sono delle mezze code con treccine. Vado a fare sempre la mia sezione con il pettine a coda. Io vi consiglio questa acconciatura di farla con i capelli mossi perché rende ancora di più. Io in questo caso erano troppo sporchi per poterli fare e vado a mettere la mia lacca e sempre con gli elastici in gomma vado a fare due codini che puntano verso il retro della nuca. Faccio lo stesso anche dall'altra parte. A questo punto vado a dividere la ciocca del codino in due parti e creo due trecce. Potete farne anche di più oppure fare una sezione ancora più piccola rispetto a quella che ho preso io. E per abbellire il tutto vado a mettere queste due mollettine piccolissime che in realtà avevo preso per Daphne, che però non ha ancora i capelli, e questo è il risultato. Con i capelli mossi vi assicuro che rende molto molto di più questa acconciatura. Proseguiamo con la terza proposta, che in realtà è la mia preferita, è quella che faccio più spesso. Faccio un triangolo con le due ciocche sul davanti, sempre con il pettine a coda, metto un po' di lacca e con il pettine per le acconciature vado a tirare per bene tutti i capelli. Ripasso un'altra volta la lacca anche sul retro dove ho tutti questi capelli che sparano e vado a fissare con un elastico classico. Se avete capelli lunghi vi consiglio di fare una bella coda alta. Io ho cercato di farla più alta possibile, ovviamente tenendo in considerazione il mio taglio di capelli, e infatti sul retro avevo tutti i capelli che spuntavano a destra e a sinistra, quindi sono andata a fissare il tutto con alcune mollettine. E per appiattire tutta la zona ho utilizzato questa cera in stick, che raga è veramente la salvezza, e vedete che ha appiattito tutto. Vado poi a fare uno chignon, mi aiuto sempre con la lacca perché avendo questo taglio comunque corto ho bisogno di uno styling, e poi vado a lavorare sulla zona che ho lasciato prima sul davanti. Rifaccio la riga al centro, sempre lacca, e porto questa ciocca sul retro fissandola con una mollettina, poi giro il resto della ciocca attorno allo chignon e rifisso un'altra mollettina. E come ultimo step vado a togliere tutti i baby hair con la cera e appiattisco nuovamente con la spazzola per le acconciature. Cioè, io amo follemente questa acconciatura. Quando avete capelli sporchi vale la pena sporcarli di più facendo questa acconciatura. La quarta proposta è una delle acconciature più famose su Pinterest e abbiamo bisogno solo di una pinza. Mi sono riempita di lacca per far sì che appunto i capelli rimanevano come dicevo io, e ho fatto questo intreccio con le mani, praticamente come se avessi fatto una mezza banana.
e poi ho fissato con la pinza. Io ho questa qui presa su Shein, le amo, queste qui sono belle grandi, riescono a prendere tutti i miei capelli corti. Ultima acconciatura che va tantissimo di moda è il capello completamente bagnato. Mi sono riempita di spuma, oltre che lacca, nelle precedenti acconciature, quindi fate proprio un mix. Tante persone utilizzano anche l'olio, io non l'avevo a portata di mano, ma vi consiglio di utilizzare anche quello per dare un effetto ancora più bagnato. Poi faccio la riga laterale, dopodiché vado con una mollettina a fissare una ciocca laterale e anche dove ho fatto la riga. Però la fisso verso la nuca, così che ho il viso bello scoperto, ma potete anche evitare di fissare. E questo è il risultato finale, anche questa acconciatura troppo troppo carina, mi dà tanto vibes di modella sul set. E queste erano le 5 acconciature, spero di esservi stata di ispirazione per poterle ricreare. Come sempre, se non siete iscritti, recuperate, attivate la campanellina, vi aspettiamo anche su Instagram e su TikTok. Vi mandiamo un fortissimo bacio e ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi, bye bye! Ciao ragazzi!